Italia bevi l'acqua marito, la nuova vita dell'attrice con Nicola procede a gonfie vele. Il matrimonio di Giulia Bevilacqua. Da settembre 2017, l'attrice è felicemente sposata con Nicola, un giornalista economico dell'ANSA. I due si sono sposati a Positano, dopo 3 anni di fidanzamento. In realtà le nozze erano state fissate per il 2016 ma sono state rimandate per la morte improvvisa del padre di Giulia. La Bevilacqua ha perso il genitore, uno stimato architetto, 3 giorni prima dello sposalizio. Una grave perdita, che ha profondamente segnato l'interprete di Distretto di Polizia, è arrivata la felicità e tante altre fiction di successo. La giovane fa fatica a parlarne ma è contenta di aver trovato l'uomo della sua vita. Anche se per il momento vive con il marito un rapporto coniugale a distanza. E sì, perché il giornalista lavora a Milano mentre Giulia è spesso impegnata sul set a Roma. Un amore pendolare per l'attrice Giulia Bevilacqua e il marito. Appena siamo rientrati dalla luna di miele in Argentina, mio marito se n'è subito tornato a Milano, dove lavora, mentre io sono rimasta a Roma. Però va bene così, approfitto di ogni pausa dal set per andare a trovare il mio sposo e dedicarmi anima e corpo a lui, ha raccontato Giulia Bevilacqua a Grand Hotel. L'attrice ha aggiunto che spera di diventare mamma al più presto. La cosa importante non sarà dove abiteremo, ma come cresceremo nostro figlio. Quando sarò madre, spero di avvicinarmi allo straordinario lavoro che hanno fatto i miei genitori con me e con i miei fratelli. La vita privata di Giulia Bevilacqua. Prima di conoscere Nicola, prima di conoscere l'attuale marito Nicola, Giulia ha avuto una lunga relazione con Simone Corrente, attore conosciuto sul set di Distretto di Polizia. La coppia è stata insieme 6 anni ma, nonostante la convivenza e l'affetto dei fan, è scoppiata. Il motivo della rottura? L'amore era semplicemente